Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. I cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Sembra un film dell'orrore. No, è il Vangelo invece. Gli ebrei contemporanei di Gesù Cristo erano così stanchi di ingiustizie, di persecuzioni, di tribolazioni, che non vedevano l'ora che finissero. E per annunciare quella fine gli evangelisti si servirono di immagini molto fantasiose. Cieli che si accartocciano, pianeti che si spaccano, la terra che si polverizza. Ma il loro interesse non era per la fantascienza, che non esisteva ancora. Ciò che a loro stava più a cuore erano i cieli nuovi e la terra nuova nei quali abita finalmente la giustizia. È questo che farà il Signore. È sua competenza farlo. L'Avvento è un tempo consolante perché fa puntare lo sguardo su quel futuro buono che il Signore ha preparato per tutti. E quando verrà? Tutti i giorni preghiamo, Padre, venga il tuo regno. Pregare è già collaborare alla sua venuta. Quando la preghiera è vera, ha l'effetto di una calamita, o meglio di un corrosivo lento e silenzioso che un po' alla volta fa saltare tutti gli ostacoli. Ma non è tutto. Proprio in questa domenica ci viene detto: con le preghiere e con la vostra condotta voi aspettate e affrettate la venuta dei cieli nuovi e della terra nuova. Ora et labora, insomma, preghiera e operosità, tutte e due ci vogliono. Allora è doveroso chiedersi: crediamo noi nella potenza della preghiera per far cambiare in meglio le situazioni? E oltre a pregare, facciamo quello che possiamo per favorire, per accelerare quel cambiamento? Quello che possiamo fare, ce lo chiarisce il profeta. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ecco il ritornello, la provocazione di ogni avvento. Ognuno ha il suo modo di preparare quella strada, di raddrizzare quei sentieri. Non è detto che per far questo basti aprire il portafoglio. No, è il cuore anzitutto che occorre aprire. Aprire il cuore e fare spazio a Dio lì al centro della vita. E comprendere, passar sopra a un'offesa senza legarsela al dito e cercare di assaporare, seppure in minima parte, l'amaro della miseria dei poveri invece che quello dei propri affanni, delle proprie preoccupazioni soltanto. Sì, costa fatica, ma chi ha mai detto peraltro che l'aprire strade e raddrizzare sentieri sia solo un passatempo? Sì, crediamo che il regno di Dio verrà, ma sappiamo anche che possiamo accelerare quella venuta. E allora facciamolo, non perdiamo questa opportunità. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.